le caratteristiche, no, che noi abbiamo. Purtroppo abbiamo comunque giocatori che sanno giocare un po' a piede invertito e questo un pochino ci manca, perché noi dobbiamo sfruttare di più le fasce, dobbiamo arrivare più sul fondo, dobbiamo anche saper mettere dei palloni dentro, perché come Chiori e Pippo, questa è una soluzione che ci può portare alla rete. Raffaele Puccini è un giocatore che ha, le volte che ha giocato, devo dire che Davide quando è entrato ha fatto anche molto bene, ha dato con personalità, ha cercato di qualche volta di andare. Noi ora non è che abbiamo una difesa bloccata, abbiamo una difesa che ha maggiore equilibrio, è chiaro. Magari io non chiedo ai due terzini di salire entrambi, ma questo per avere un equilibrio. Non dimentichiamoci che noi, così, se andiamo a vedere le ultime sei partite, dovessimo fare una mini classifica, saremmo terzi insieme alla Ternana, davanti solamente Carpi e Vicenza. È una squadra che nelle ultime sei gare ha subito 4 reti e 2 in inferiorità numerica. Cioè, per me questi sono dei piccoli passi avanti. È chiaro, c'è tanto da lavorare. Credo che con un cambiamento così radicale, non sto qui a ricordarvi la situazione di Guana, non sto qui a ricordarvi altre situazioni perché non mi servono, sicuramente sapevamo che non era una partenza facile e così si è rivelata, però il campionato di B fortunatamente è lunghissimo, c'è una classifica corta in tutti i sensi e quindi c'è spazio per chi, se credo, sappia rimanere compatto, equilibrato, convinto di trovare poi la strada per fare un campionato anche diverso da quello che stiamo facendo.